Forse non erano famose come Miss America, ma New York City, il titolo di Miss Subways, è stata una leggenda. Adesso un libro ed una mostra celebrano questa storia del costume statunitense che dal 1941 al 1976 ha tenuto banco nella Grande Mela. Maureen Walsh Rowlandson è stata la 150esima Miss Subways incoronata nel 1968. Fa parte della storia di New York che potrebbe essere dimenticata. Non è perché io ne abbia fatto parte, ma per quello che realmente rappresenta. Penso agli anni in cui era in auge. C'era fervore fra la gente, che era fiera della sua città, e questo era una cosa per apprezzarla. Era un'America sorridente, ancora fiduciosa nei suoi tanti sogni a dispetto del giogo della Guerra Fredda. Dal 1952 al 62 questo onore riguardava le insegnanti, le hostess di volo, le casalinghe. Negli anni successivi è stata la volta delle segretarie e delle donne pilota. Veramente rappresentava la diversità di New York City. C'erano moltissimi diversi gruppi etnici a New York in quegli anni, nel contesto dell'evento Miss Subways. Ed erano proprio le ragazze della porta accanto, quelle che correvano in metropolitana. La fotografa Fiona Gardner ha trascorso 5 anni alla ricerca delle donne che apparivano in questi poster ed ha viaggiato in tutta l'America per fotografarne 41. Ellen Hart Sturm è stata Miss nel 1959, aveva 17 anni. Ero un po' insicura, pensavo che non mi sarebbe piaciuto, ma ho tentato la sorte mandando la mia fotografia. La cosa mi ha cambiato la vita. La mostra incontra Miss Subways, le reginette di New York fra il 1941 e il 76, resta aperta al New York City Transit Museum fino al 25 marzo.